Un progetto nato dal basso, quello di Non Fermarti, l'amministrazione comunale di Rende ha subito insomma, sposato questa iniziativa favorendo comunque una manifestazione a livello nazionale che per 24 ore regalerà tanto spettacolo. Ma sicuramente sì, innanzitutto l'amministrazione comunale di Rende è un'amministrazione sensibile a quella che è la causa dell'arte innanzitutto, basti pensare che la città di Rende vanta un polo museale di ben 3 musei, 2 biblioteche, tante scuole di ogni ordine e grado e un'università. Ovviamente Rende, essendo anche una città universitaria, ben si presta ad accogliere i giovani e le loro performance artistiche, la loro voglia di comunicare, la loro voglia di dare un contributo anche e la loro visione di quello che sta succedendo oggi nel mondo, perché l'arte è anche questa. Sono davvero felice che così tanti giovani come il Museo del Presente, dando proprio anche il senso che è stato il motivo della nascita del Museo del Presente, cioè il museo dell'attuale, di quello che accade oggi, è che tanti giovani possono esprimersi in una 24 ore così lunga, senza interruzioni, che dura tutta la notte, è una cosa che l'amministrazione comunale di Rende fa enormemente piacere. Il 21 e il 22 dicembre, 24 ore non stop di Non Fermarti, arti a 360 gradi, quali sono le novità? Allora, quest'anno avremo 138 artisti, esattamente 38 artisti in più rispetto all'anno scorso, 8 ospiti e davvero tanta arte di qualità per una 24 ore non stop, tutta da scoprire a Rende quest'anno, in questo splendido Museo del Presente. Arti visive, abbiamo visto musica, ma anche cinema, insomma c'è di tutto. Sì, abbiamo 11 branche artistiche, teatro, danza, scrittura creativa, artigianato, fumetti, scultura, installazioni. Veramente di tutto e di più all'interno di una 24 ore intervallata da dei break gastronomici, insomma il pubblico non avrà modo di fermarsi, non avrà modo di annoiarsi, con noi potrà godere di questo splendido momento d'arte, interagire con le opere perché avremo delle realizzazioni estemporanee nel corso della nostra 24 ore, avremo numerosi spettacoli, un alto livello di qualità, artisti provenienti da tutta Italia, di ogni età, è davvero uno spettacolo unico nel suo genere, riproponendolo qui in questa sede attraverso un lavoro di installazioni e di organizzazione studiata al dettaglio. Ecco. È un fatto straordinario, soprattutto quello che questo movimento, diciamo così, è nato sul web da un gruppo di giovani che insomma hanno portato alla ribalta i talenti di tutta Italia. Sì, esattamente, noi siamo partiti dal basso, come teniamo a sottolinearlo sempre, siamo partiti dal web lanciando questo bando circa più o meno 3 mesi fa, abbiamo fatto attraverso dei piccoli eventi satellite, partendo da un anno fa, per rintracciare quanti più possibili artisti locali, ma anche fuori dalla nostra Calabria, abbiamo fatto questo appello, ci siamo mossi sui social network, molto sui social network, poi poggiati soprattutto dal comune di Rende, abbiamo fatto all'interno del settembre rendese una splendida iniziativa seguita, è stato un concerto dedicato a tutti i giovani talenti del panorama locale, abbiamo rintracciato 4 artisti da inserire nella nostra rosa della 24 ore di musica, insomma un lavoro abbastanza martellante che è partito un anno fa e finalmente arriva al momento clou previsto per il 21 dicembre alle 20:30 al Museo del Presente.